Eccoci, ciao amici, Buonasera. buonasera. Come al solito è notte perché noi non riusciamo mai a viaggiare con la luce del sole. Siamo come i licantropi, noi ci andiamo a cercare le strade sterrate, i buchi, sempre di notte perché a noi ci piace. Comunque, ci siamo lasciati con l'ultimo video che eravamo al parco del Peralto, comunque sulle alture di Genova, e giusto per far vedere che. Anche vicino a casa si può trovare comunque un'oasi felice. Adesso abbiamo giusto 24 ore di fuga, non di più perché come al solito noi siamo così. E niente, abbiamo rassettato. Abbiamo messo a posto la spesa, abbiamo fatto tutte le nostre cosine, ora dobbiamo andare a cercarci qualcosa da mangiare al volo perché Sono quasi le sono 11. le 22:34. Sperando di trovare qualcosa di aperto, ma oggi tra l'altro ho litigato con la batteria perché eravamo a terra. Non quella dei servizi, quella del motore. Quindi comunque un giro giusto anche per ricaricare un po' la batteria ci sta. Bene, e Io ne ho assolutamente adesso bisogno. ci muoviamo, ma ancora non vi diciamo dove stiamo andando, lo scoprirete domattina. Ciao! Ciao. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Allora, niente, sentite le cicale che sono abbastanza Fanno concerto! invadenti, però ci sta, è arrivata l'estate e ci sta. E niente, non vi svegliamo ancora dove siamo perché facciamo colazione. Stavolta è andato benissimo, dormito benissimo. Un po' trafficato poi verso il mattino, ma Sì, insomma, ma poca roba. qualche macchina nel mattinata, ma poi nulla di che. Ci facciamo un po' di colazione e ci aggiorniamo tra poco. Eccoci, allora abbiamo fatto colazione e adesso stiamo scendendo verso il fiume perché proprio qua sotto c'è un fiume e ora scendiamo. E ci troviamo proprio qua sul pendio dell'area attrezzata Bosco Piano in Val Borbera. Proprio a pochi chilometri dall'uscita di Vignole Borbera si raggiunge il rio del fiume Borbera e c'è quest'area diciamo attrezzata dove si può insomma, prendere un tavolo e mangiare. Adesso noi scendiamo giù al fiume, come avete visto, e qui c'è anche un luogo dove poter fare una foto e niente, andiamo giù e vediamo il fiumicino. Hanno perso un telomare. Abbiamo preso il sentiero che ci porta, diciamo, alla zona più balneabile, diciamo così, del fiume.
perché c'è proprio una un'ansa, un percorso che fa il corso d'acqua dove c'è un po' di profondità e si può così insomma mettersi a mollo. Ora vediamo com'è la temperatura dell'acqua, perché comunque ragazzi, cioè, io sono in ciabatte, in infradito e sto facendo questa strada, cioè, valutate voi. Sì, ovviamente ho iniziato a trekking. Conosco il mio equilibrio. Che bello qua, c'è una radura dove... Che te ridi, che te... qua mi ammazzo io, eh. Cioè... Il genio deve tardare al Google. Ah, vabbè, ma il pezzo peggiore l'abbiamo passato. Ma con quelle scarpe lì è troppo facile. Io sono partita avvantaggiata. Abbiamo sistemato tutto il sistemabile con un po' di telemare, anzi in questo caso telefiume, perché siamo... E l'acqua è spettacolare, guardate dietro di me, adesso la proviamo, sarà a 7 gradi, 8 gradi, forse 10, non di più. Minchia, si sprofonda. Oh, però, cazzo, però è fresca, oh. Sì, allora, effettivamente è abbastanza fresca. Poi abbiamo il problema che... Cosa sta facendo? Mi sono finita in un buco. Ufficialmente il primo bagno della stagione. Comunque era fredda, ma se uno entra piano poi si abitua. Quindi io sono entrato, ho fatto il bagno e quindi sono tutti azzitui. Bene, non c'è neanche troppo lo svantaggio poi di doversi fare la doccia, anche se comunque la doccia ce l'abbiamo, quindi vabbè, mi asciugo un pochino, va. Madonna, ci siamo fatti un sorellino. Sì. Adesso sembra di esserci appena svegliati come stamattina. Vabbè, facciamo giusto, guardiamo il fiume e andiamo a vedere dall'altra parte. Allora, io sono riuscito a passare. Là addirittura con gli zaini sono riusciti a passare.
Allora, è arrivato il momento più bello della giornata, ovvero quello del pranzo, di andare a pranzare. E quindi abbiamo fatto il bagnetto, come potete vedere c'erano due anime, quindi si sta veramente bene. La temperatura non è caldo, si sta bene. Fosse sempre così l'estate, ci metterei la firma, ecco. E niente, ritorniamo alla base e cerchiamo di capire se possiamo utilizzare i tavoli dell'area. Vediamo. Che fatica, madonna, ripida, Sì. Stavo quasi in cima. Allora, niente, purtroppo per utilizzare le postazioni che avete visto prima nel video bisogna pagare una tariffa di 15 euro, che ora, se uno ci viene in 6 persone, potrebbe essere vantaggioso, ma se siamo solo in due, insomma, 7 euro a testa per sedersi su un tavolo mi sembrano un po' eccessivi, per quanto l'area sia pulita. Allora, nel senso, non va bene. Per inciso, quest'area era gratuita qualche anno fa, si veniva tranquilli, adesso hanno privatizzato e vabbè. Bello, Le solite cose all'italiana, perché per colpa di qualcuno ci rimettono sempre tutti. E vabbè. Sicuramente gioverà alle tasche di chi si è comprato il terreno. E vabbè, ma questo, voglio dire, facendo la polemica da parte, adesso cerchiamo di capire se troviamo un posto da un'altra parte, perché insomma, nel senso, così è un po' sconveniente la cosa, eh. Allora, niente, ci dobbiamo spostare, quindi andiamo a cercare l'area sosta, un'area picnic che abbiamo visto su una mappa qui, e vediamo un po' se la troviamo. Vediamo. Ci vediamo dopo. A dopo. Bene, è arrivato il momento, finalmente siamo riusciti a sistemarci. Finalmente si mangia. Finalmente si mangia, e allora buon appetito, poi vi diciamo dove siamo. Allora, abbiamo mangiato, ci siamo riposati, adesso la temperatura sta salendo. Pochino, c'è un po' più di caldo, il sole sta girando, però si sta comunque bene. Siamo in solitudine, saranno passate forse sì e no, 5 macchine in, non lo so, 2 ore. Un trattore. E un po' di macchine, c'è sempre la cicala qua che ci fa compagnia. Però è bellissimo qua.
Ora ci spostiamo un attimo 20 metri più indietro, così andiamo all'ombra. Si raffredda un po' il van perché Una fornace. è 2 ore che ha parcheggiato lì. E Yes. niente, abbiamo una sorpresa. Una sorpresa che abbiamo scoperto avere proprio alle nostre spalle. E quindi tra un po' ve la sveleremo. E tra un po' la vedrete. A tra poco. Ed è un posto veramente, veramente tranquillissimo, qui vale proprio la pena passarci la giornata, infatti ti fa proprio venire voglia di non fare assolutamente niente. Pecca un po' la mancanza di ombra, ma ne vale la pena. Siamo arrivati alla nostra destinazione a sorpresa. Adesso vi facciamo vedere una cosa bellissima, come cita la scritta. Siamo arrivati alla nostra destinazione. Comunque vicino a te sembra piccola. Vicino a me tutto sembra piccolo. Finalmente ho una seduta alla mia portata. Ovviamente poteva scegliere mille colori, si è vestito come lo schienale. Ua, stesso colore che non si vede. Non lo so, di solito sono rosse. Però è bellissimo. Anche le unghie sono in tinta. Running wild on this old night, sitting by the traffic lights. Oh, I don't know if I should go. E mentre lei sta cercando di capire dove siamo per comunicarlo a voi, perché non se lo ricorda dopo 3 minuti che l'ha già visto e lo deve rivedere perché se lo dimentica, e niente, siamo sulla Big Bench 129 nel comune di Aspetta, devo attivare. Casasco. Casasco, Casasco. Casasco. Siamo nel comune di Casasco. Quindi E adesso che prima eravamo nell'area attrezzata vicino alla parrocchia di Santa Maria del Rosario. Che ovviamente io avevo sbagliato il nome. infatti come Rosario, perché come l'hai chiamato? San Vittorio. Santa Maria del Rosario, che poi non si capisce se è Rosario quello oppure uno che si chiama Rosario. No, penso sia Rosario quello che preghi, però Ah, non quello che so. Non preghi. so, non siamo del mestiere, quindi non conosciamo. Vabbè, ma perché Rosario è un nome, cioè, senso. Sorello. Vabbè, comunque, da questo pittoresco paesaggio che si somiglia molto ai Colli Senesi,
Direi che ora ci spostiamo perché raggiungiamo un'altra area, in un'altra, completamente in un'altra vallata. Amici, volevo aggiornarvi sul fatto che ci siamo trovati in quest'area di sosta per caso, abbiamo fatto i servizi e niente, abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio fermarsi qui, mangiare, dormire qui e poi domani proseguire, perché domani abbiamo un'altra tappa carina da mostrarvi. E niente, in quest'area, come potete vedere, ci sono altri mezzi, è gratuita, abbiamo già fatto il carico e lo scarico appunto dei servizi. E niente, qui c'è anche un piccolo parco giochi dove ci sono un'altalena, cioè dei tavolini, si può fare il barbecue, è una zona carina. Ci troviamo nella zona di voltaggio per l'esattezza. E niente, ora prepariamo la cena e ci aggiorniamo più tardi. Eccoci amici, allora abbiamo finito adesso di mangiare, non abbiamo ripreso la scena perché Fame. tanto abbiamo mangiato un piatto di pasta, non c'era niente di Anche particolare. perché se no mangiavo in 24 ore. E poi era già buio, per evitare di riempirci il camper di bestie, abbiamo pensato di mangiare e poi aggiornarvi dopo. Quindi, niente, la giornata termina qui. E ci vediamo domani per la prossima tappa. Buonanotte. Buongiorno ragazzi. Stiamo in attesa che si scopra il cielo. Ciao. Anche se mi sa che oggi rimarrà coperto. Buono perché non si pezza e quindi. Però, Male, perché posso non lo da un appunto, visto che volevamo andare su un rio, mi sa che non ci andremo. O meglio, non ci andremo a fare il bagno. Però magari. Di sicuro ve lo facciamo vedere, se ne fa. Io non sarei così sicuro. Dici di no. No. Aia. Ma perché? È tutto il giorno che da testate contro il muro. Sì, ormai c'ho Contro il una pensiero. serie di traumi cranici che... Ma perché sei nascosta dietro il mio braccio? Perché sei tu che sei enorme, mi Ma nascondi. se stai in piedi ti si Mi vede sembra di meglio. essere in trincea. Ma se Eh stai in no, piedi ti questo... si vede Lo meglio. so, ma non vedo lo schermino. Eh? Vabbè, ma vedo io. Va bene, dai, ora ci alziamo. Ho già messo sul caffè. Facciamo un caffè e facciamo colazione. A tra poco. Perché tutti qua sono? Allora, praticamente ora stiamo facendo la colazione e stiamo studiando l'itinerario perché a quanto sembra c'è una chiusura stradale. Vi aggiorniamo. Sì, confermo. Fino al 4 di luglio. Lavoro in corso.
Sì, dare a capanno di Marta. Beh, abbiamo scelto esattamente il periodo esatto per passare. Quattro giorni in tutto l'anno, loro fanno un lavoro, noi ci passiamo. Che poi in realtà si potrebbe arrivare fin dove dobbiamo arrivare. Il problema è che poi da lì non possiamo poi tornare a casa, perché la strada è chiusa proprio da dopo la nostra destinazione per andare verso casa. Quindi poi saremmo costretti a tornare comunque indietro e ripassare da dove siamo adesso per la fine. Non ha senso. Quindi non ha senso. A parte che ora tra un po' di qua ci spostiamo perché sì, ci sono troppi lavori in corso. E poi comunque il tempo non è che prometta proprio benissimo, quindi... Guardatelo qua. Cerco di fare la cosa più veloce possibile senza stare troppo dietro all'accuratezza. Praticamente poi in sostanza li dovrò rilavare. Però vabbè dai, intanto ci sta provando. E niente... Praticamente il posto dove, ora ve lo possiamo anche dire, il posto dove volevamo andare era la baita del Rio Gorzente, vicino alla provincia di Alessandria, perché lì vicino ci sono appunto le piscine naturali del Rio Gorzente, dove ovviamente non possiamo più andare perché c'è un tempo, la temperatura è buona, però purtroppo... c'è nuvolo e lì non si può stare con acqua fredda, non si può. Se la condizione era quella di ieri era fattibile, ma alla luce dei fatti attuale non è più possibile. Quindi abbiamo ripiegato per fare un piccolo lavoretto al van e era già da tempo che volevamo ripristinare o comunque modificare la parete della cucina, del cucinino, rifare paraspruzzi, paraschizzi che era lasciato un po' al caso. Quindi ora ritorniamo verso quel di Sena, passiamo a prendere due cose al Tecnomat e procedo con questo lavoretto. A dopo.